Dici, ma quest'estate dove vai in vacanza? In Puglia. Buongiorno mondo, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 4 agosto ed inizia ufficialmente il nostro nuovo viaggio on the road. In realtà è iniziato ieri perché abbiamo fatto una partenza, diciamo, strategica per evitare sia il caldo che il traffico. Il nostro viaggio inizierà proprio da qui, da Trani. L'obiettivo di questo viaggio è girare la Puglia in lungo e in largo, cercare di vedere, come nel nostro stile, più cose possibili attraverso un viaggio itinerante a bordo della nostra moto. Ci aspetteranno molte tappe e molte cose da vedere, quindi restate con noi, non perdetevi il resto del viaggio, divertitevi con noi, buona visione! Adesso ci imbuchiamo al pranzo di nozze del carabiniere. Allora ragazzi, siamo a Molfetta, come potete vedere da questo bellissimo scorcio dietro alle mie spalle. Abbiamo fatto una piccola tappa pranzo, abbiamo mangiato una super bistecca di tonno che non ho ripreso perché siamo arrivati con una fame micidiale, quindi non ho nemmeno ripreso perché non ci ho pensato. Ma volevo condividere con voi una piccola paranoia che mi pervade da quando siamo partiti. Chi viaggia sempre con l'abbigliamento tecnico addosso potrà capirmi. Qual è questa paranoia? La paranoia del caldo. Che ho avuto delle esperienze negative viaggiando in moto con il caldo e solo l'idea di ripeterle mi manda in paranoia. Speriamo che riusciamo a sopravvivere a questo caldo infernale. Detto questo, riprendiamo la moto e andiamo in direzione di Bari. In realtà il nostro appartamento si trova a San Michele di Bari, quindi una località vicino Bari. Naturalmente vi lascio il link in descrizione di tutti i posti dove alloggeremo, in maniera tale che avete un punto di riferimento se può interessarvi. Quindi partiamo e ci vediamo tra poco. 2 hours later. Ragazzi, come non detto, primo trauma del viaggio l'abbiamo vissuto. Mia moglie, la turista, non se vuole far riprendere. Guarda quanta turista. Io sono fraido, lei è tutta bellina, io faccio caccare, ma sti cazzi. Il primo trauma del viaggio l'abbiamo vissuto. Tragitto Molfetta, San Michele di Bari, 39 gradi, il che significa che volevo morire. 39 gradi in moto non si augura nemmeno al tuo peggior nemico. Però siamo arrivati distrutti, perché anche se era solamente 40 minuti di strada, con 40 gradi è invivibile. Detto questo, almeno a San Michele di Bari abbiamo trovato un alloggio stupendo. È un appartamento proprio al centro di San Michele, che a differenza di quello che pensavamo, San Michele di Bari vive, stasera c'è il concerto. Quindi adesso girettino per Bari e poi torniamo a San Michele, anche perché è nota per le bracerie. A quanto pare si mangia molta carne e bene, quindi abbiamo prenotato in una braceria. Adesso la temperatura è un po' meglio, ma prima se moriva. Amore, sei stanca? È l'ultimo viaggio in moto che faremo? Sì, dopo mi definisco definitivamente vecchia, ok? Ragazzi, fortuna che in questi 3 anni abbiamo girato fitto, perché non so ancora quanti altri viaggi in moto faremo ad agosto. Thank you.
perché Fiore fa la focaccia dal 1508, né proprio da ieri. Com'è? Bella unta. Later. Siamo appena arrivati alla braceria macelleria da Gerardo. Praticamente funziona che arrivi, entri in macelleria, ti scegli la carne e loro te la cuociono. Sto già prendendo l'accento pugliese. C'ho già l'accento pugliese. La cuociono. Insomma, andiamo a scegliere la carne nella macelleria di Gerardo, che poi ci cuoceranno. Famo male, come sempre. Allora, dicevo che ci famo sempre riconoscere. Abbiamo preso tutte le bombette a disposizione nel banco frigo di Gerardo, una salsiccia tipica del luogo che si chiama Zampina, una salsiccia speziata che ci hanno consigliato, e una tagliata. Poi in realtà Gerardo ha detto faccio io, ci penso io, gli ho detto l'importante è che mi fai mangiare cose tipiche del posto che non trovo a casa mia. E una bottiglia di primitivo, non te la vuoi sparare? E vedi che ti mangi. Intanto, come prima entratina, è arrivata la zampina. Finalmente mangiamo le bombette pugliesi. Oh, ragazzi, per oggi direi che basta così. Siamo strafatti di cibo, piuttosto stanchi, quindi vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Ciao. Buongiorno ragazzi, questa mattina vi do il buongiorno dalla piazza principale di San Michele di Bari. C'ho le bombette di Gerardo che ancora mi scoppiano nello stomaco, ma siamo pronti per partire per questa nuova giornata. Oggi la giornata sarà molto ricca, infatti andremo a Polignano a Mare, a Monopoli e poi andremo nella famosissima Alberobello. Quindi stiamo per caricare la moto, a breve partiremo. Restate con noi. Giornata ricca, giornata ricca. Arrivati a Polignano. È un caldo boia, ma grazie al multi, dove puoi caricarci anche casa, avevamo il cambio e ci siamo alleggeriti. E quindi possiamo sopravvivere. Devo dire una roba. Dimmi marito, dimmi tutto. Mi è arrivato il languore. Aia, quando arriva il languore si tiene più la bestia. Dovevo andare a mangiare. Allora, l'opzione che abbiamo scelto è Pescaria o Pescaria. Li fa molto autonomi. Pescaria, credo. È una paninoteca, a quanto pare, che fa panini con pesce fresco gourmet. Quindi, amore mio, farò altri 10, 20, 30, 40 passi, dopodiché bisogna che mi porta a mangiare. Abbiamo optato per Tuo Marito, che è un altro punto vendita sempre di Pescaria. Ragazzuoli, buonasera! Siamo venuti a riposarci un po', prima di proseguire per il nostro itinerario giornaliero, alla spiaggia delle Tre Buche. La spiaggia dei Tre Buchi, è un campo da golf. La spiaggia dei Tre Buchi, che si trova vicino a Monopoli, molto vicino da Polignano, perché infatti con 10 minuti di strada siete già qui sul litorale di Monopoli. L'unico problema è
la quantità di persone, di turisti. Troppa gente. Ogni caletta è veramente troppo piena di gente. Quindi niente bagnetto, ci siamo messi a prendere un po' di aria fresca. Sì, ma non dimenticarti di dire, dobbiamo raccolti i capperi da piantare a casa, perché il pollice è verde. Sì, e queste scogliere sono piene di capperi selvatici, mia moglie l'ha raccolti dicendo piantiamoli a casa. Sì, certo, a noi ci muore pure le piante finte, è un'ottima idea sicuramente. Parola di pollice verde! Detto questo, tra poco ripartiremo per il nostro itinerario, perché la giornata è ancora lunga e ancora ricca. Dovremmo andare verso Alberobello, ma prima Monopoli. Sì. Direi che ultima tappa della giornata, sicuramente una tappa d'obbligo, è Alberobello. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Mini trullini, che carini. Bene, 42 euro di multa, ci abbiamo il souvenir da Alberobello, molto bene. One pair of pants later. Questa sera, ragazzi, a San Michele di Bari c'è il concerto di Stash dei Colors, sì! Di Splash. Wow, oh, oh. E siccome Eli è fan di Stash, quindi dovremmo riuscire a vedere il concerto questa sera qui in piazza. Adesso andiamo a cena in un ristorante tipico pugliese che si chiama L'Arte Contadina. Quindi intanto andiamo a mangiare e poi concerto. Sentito? C'è Splash! Per iniziare, braciole al sugo e parmigiana. Direi che come inizio non c'è male. E beh, era arrivato anche il momento delle orecchiette con le cime di rape. Sì! Mai! E con la pancia piena d'overe ci siamo goduti un piacevolissimo concerto di Stash completamente gratuito nella piazza principale di San Michele di Bari. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché il viaggio è ancora lungo e vedremo insieme ancora tantissimi posti meravigliosi. Per il momento vi ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!